Ragazzi, sono qui. Invisibile, schermo nero. Sentite click? Sentite smanettare al PC? Era tanto tempo che non ci ritrovavamo qui. Per ora lo schermo nero, secondo me, ha un suo valore, decisamente. Perché, se vi ricordate, anche... se è passato un po' di tempo, siamo sempre qui. E quindi... Welcome back. È arrivato Life Train di livello 5 prima che partisse la diretta. E non ricordo l'ultima volta che è successo. Che ne pensate? Un po' meglio? Calma, 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 calma! Anche il Mick era emozionato. Questi ragazzi sono i mezzi professionali, i quali, una volta raggiunto un certo livello, possono risultare anche troppo sensibili. È un vantaggio, è tutto un bonus. Quello che invece non dovrebbe stare dove sta, ecco qua, sono gli alerts. E allo stesso tempo, permettetemi di fare una cosa. Ecco qua. Perfetto. Allora, vediamo come va. Qui, grazie a un mio patron, Lorenzo, avete la grafica di Recoded, meravigliosamente personalizzata. Bentornati a tutti, è stupendo vedere che la vostra passione nei confronti di questo progetto vi spinge magari ad attendere l'arrivo del prossimo capitolo per reiscrivervi. Grazie, 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 è dolcissimo. E sapete, qui non bareremo utilizzando un sunto filmico dell'opera. Io voglio giocare tutto Kingdom Hearts. L'unica cosa che non avrò il piacere o lo sforzo di dover comunque affrontare è Union X a causa della sua prolissità da mobile gacha, ok? Quindi, quello che ora andremo a fare sarà giocare Recoded per DS. E grazie al fatto che abbiamo avuto l'esperienza di Days, ho risolto i problemi audio molto più velocemente e la grafica è già pronta. I monitor saranno a schermo entrambi, esattamente come la storia di Shion. Quindi, benvenuti a tutti. Spero di potervi ringraziare senza rovinare l'introduzione a chi appunto sta seguendo in diretta tutto questo postumamente. Grazie di cuore perché siamo arrivati al 400% dell'Hype Train. Questo strumento che a volte, no, appunto, ho dimostrato di non apprezzare particolarmente perché tentativo di monetizzazione, ma che è anche un enorme palese cartello che mostra quanta passione carica ci sia nei confronti di un creator o di quello che sta per portare. Una combinazione delle due. Siete meravigliose. Tutte le vostre presenze. Ho utilizzato il femminile, quindi. Allora, mi alzo un po' il volume, faccio partire il tutto e vediamo un po' se deve schioppare per qualche ragione. Ok. Recoded. Go. Sapete cosa? Questi alert sono secondo me perfetti se li mettiamo un po' più piccoli e complementari alla chat. Ecco qua. Voglio darvi spazio senza però farvi sentire in colpa di coprire lo schermo. Ok. Sì? Unicredit per un paio di settimane sarà
invece uno sponsor che non fa parte dell'hype train, ne ho parlato in un'altra diretta, apparirà ogni tanto, spero che non vi dia fastidio, però in realtà guardate, possiamo metterlo proprio ove fa quasi figura. Let's go. Sto cercando di utilizzare appunto ads che non siano interrompenti. Ora, funziona. Grazie a tutti. Si va. C'è un motivo per cui la mia cam non è più in alto. Ed è questo. Gli schermi sono equilibrati. Bentornati. Signori, grazie Luwak, grazie a tutti. Vi ringrazierò alla fine tutti quanti, è una promessa. Fatemi sapere se i volumi sono ok. E certo che è già scomparso lo sponsor, non voglio che sia invasivo. Ho delle regole. Va e viene per poco, altrimenti non lo accetterei mai. E abbiamo giocato Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Chain of Memories, Days, Birth by Sleep. Tutti questi sono stati platinati. Ho platinato anche Birth by Sleep. Nel prossimo episodio di questa diretta su Coded vi mostrerò il trofeo, perché nonostante tutte le intemperie e l'apparente muro invalicabile di quella pazzia, vi avevo fatto una promessa. Goodbye. No, facciamo una nuova partita. No, not goodbye. No. Oh, è la fine di Chain of Memories. Comunque... vai. Fatemi sapere tutto, eh. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. Ban me. Oh god, oh god, oh god. Twitch. Copyright. Leggi di 30 anni fa che ancora ce la mettono al culo. Dovreste aggiornarvi, maledetti vegliardi che non capite internet. Tanto non cambierà mai. Andrà sempre peggio, sì. Porca puttana. Ah, però è veramente postumo tutto. Mm-hmm.
La gente non ascolta la musica nelle clip di streamer che parlano sopra un gameplay. Testine. Di cazzo, 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 cazzo. Comunque, scusate la volgarità, ma questa cosa mi dà molto fastidio. Quindi. So now we've taken two journeys. One to stop the darkness from spreading, and the other to put all the lost hearts back where they belong. To tell the truth, neither one was easy. But I sure was glad to be the cricket to write down what happened. Two journeys, both sitting quiet, right here in these two books. But now, looks like the only thing left in one of them is a single line. Of course, maybe that's because they're the only words this book was meant to hold. And it's time to close it for good. But who exactly is this nominee? A mysterious message. Uh-huh. I certainly didn't write it. And you know, I never once let the journal out of my sight. I don't know when anybody would have had a chance to. Hmm. Their hurting will be mended. Gosh, Jiminy. Sounds like somebody needs help and doesn't know what to do. Let's get to the bottom of this. Of course, but how? All of the other pages are completely blank. Sure, the words you wrote are gone, but that doesn't mean the journal is empty. Topolino, devi dirci qualcosa? Do you know what you are to me? Your Majesty! Everything's ready! Your Majesty, what Chipper said? Ah, ok. Ho già rigiocato tutto in Chain of Memories, eh? Something else we can try? Gorsh, maybe if we could get in there somehow and fix the data, we could figure out what's wrong. Hey, that's it! We could look for somebody already in the journal and ask them to explore the world and repair the data. That's a great idea, Goofy! Somebody to explore the data from the inside. No. And I think we know just the guy to do it. Vabbè. Am I right, fellas? Vediamo come. Vediamo come. Quello che conta. Ma... questo non è Sora. Questo non è Sora. Ovviamente non è Sora, è un'interpretazione della macchina di Sora, giusto? Ammazza che figo! Allora, c'è da dire che è emozionante e ha quel pizzico di elitista soddisfazione il fatto di vedere un opening dopo che li hai giocati tutti al 100% in quel modo, ti sei ammazzato, li hai comunque esplorati e vissuti... e
capisci che questo comunque vada poi nel contenuto è post, è qualcosa di chiaramente fatto per chi ha giocato gli altri e ha seguito questa avventura. Quindi in realtà, per quanto devo tagliare un pochino la mia facecam, qui non bisogna essere particolarmente intuitivi per capire che questo non è Sora, perché Sora qui è palesemente, a livello di cronologia, immerso nel sonno, diciamo, della memoria. Tra l'altro, questo Sora che cadeva stava perdendo letteralmente dati, indi per cui non è Sora, è quello che stanno facendo attraverso la macchina. Ok? Ok, abbasso un po'. Vediamo. Ovviamente è tutto upscalato a bestia, perché altrimenti la risoluzione non sarebbe questa, eh? Però lo skybox è figo. Cioè, per essere DS è fighissimo. Ah, però... ok. Questo è... beh, come faccio a intuire che è dopo Kingdom Hearts 2? Pessima scelta. Io volevo inizialmente prendere lo scettro e rinunciare alla spada. Ho sbagliato lato e ho ottenuto la mia scelta, no? Ci sono... ah, i due grillari! E il fatto è che hai il momento nel quale lui ti dice che non è un arrivederci, ma è per farti capire quando è stata scritta la lettera. I due giornali, certo. Sì, no, che nell'opening si vede roba del 2. Ma io ho detto nell'introduzione che è postumo a tutto, però pensavo che l'inizio della storia no. Pensavo che si raggiungesse il tutto. Ok. Ma ragazzi, se volete risolvere, se è veramente così grave aver fatto questa scelta, io... la risolvo, prendo lo scettro se volete. In questo posso seguire la chat. Il fatto è che magari ci sono skill di schivata, di sopravvivenza, che sono più interessanti, no? Va bene. E potrà riparare i dati impazziti. Cosa succede? Speriamo che il problema sia circoscritto. Questo? Io avrei una domanda. Perché tutto questo?
Sul grillario c'è una misteriosa annotazione. Ne ignoriamo l'autore. E per fare luce bisogna analizzare tutti i dati. Santi nomi! Da quando in qua c'è questa cosa sul monitor? Ma io non ricordo annotazioni al riguardo. Ah! Ottimo inizio! Si può che sapere chi sei. Ah, ci abbiamo data Sora che obbedisce, ok. Del tipo di prima neanche l'ombra. Usa il tuo potere. Il mio potere. Cioè, questo! Ok. Sì, quello che hai ottenuto. La forza di combattere. Combo. Shimomura. Nostra dea. Ammazza! Complimenti DS! E c'è qualcuno che direbbe che Melodies of Memory a priori non è un buon videogioco perché è rhythm game. Che sciocchi stolti. Non vedo l'ora di giocarlo, anche perché a me piace il genere, quindi. Ok. Guarda, Wintears, smonterei quell'affermazione in maniera molto concreta, ma non è il momento. È il luogo, ma non è il momento. Attenzione. I comandi sequenziali sono visualizzati in basso a sinistra nelle tre finestre blu. Va bene. Ok. Attivazione di abilità con la barra clock. Colpendo il nemico o dei blocchi, fai avanzare la barra clock. Autopozione integratore. Quando sarà piena, il livello clock salirà e attiverà delle abilità. Riempiendo ulteriormente la barra, dopo aver attivato un'abilità contrassegnata con un'icona finale, il comando attacco si trasformerà in uno più potente e premendo A potrai sferrare uno straordinario colpo finale. E per ora è Birth by Sleep. Una volta compiuto un attacco finale, il livello clock tornerà a 1, sbloccando le abilità di livello 2, da livello 2 a max. È molto più Birth by Sleep di quanto non pensassi. Max. Eccolo. E torna a livello 1. Ok. Nuovo chip di livello. Punti esperienza. Quando ne avrai sufficienza riceverai dei chip di livello. Non vanno inseriti nella matrice di status e ti fanno aumentare di livello. Ma è un mix tra Days e Birth by Sleep? Ma dai! Non me lo aspettavo minimamente! È fantastico!
Ma che figata! Spero best of both worlds. Matrice di status. Oh no. Oh no, che è sta roba? Molto Final Fantasy 9. Sviluppo con la matrice di status. Inserendo i chip negli slot, acquisirai varie abilità per sviluppare le tue potenzialità. Ok. I chip devono essere alimentati dalle CPU. Inseriscili uno dopo l'altro partendo da una CPU fino a riempire tutta la matrice. Trucco modale. Esistono quattro modalità di gioco: facile, standard, eroica ed estrema. Ognuna determina il grado di difficoltà. Più il grado è alto, più i nemici saranno potenti e gli oggetti ottenibili migliori. Matrice dei comandi. Oh cazzo, è tosta. Nella matrice dei comandi si impostano i comandi da utilizzare in battaglia ed è anche possibile potenziarli e convertirli. Chiunque dica che Kingdom Hearts non si sforza di essere videogioco, non sa di che cazzo parla. Matrice accessoria. Nella matrice accessoria puoi equipaggiarti di Keyblade, comandi finali e accessori, non dimenticare di sfruttare la meglio. Come bottino per uno? Hai appreso schivata. Spero per lo scudo. Inserendo i chip da una CPU fino a un enfatizzatore rosa, attiverai quest'ultimo e apprenderai utili abilità di supporto. Entrando in una di queste aree, potrai utilizzare il comando salvezza premendo A e aprire il menu in cui salvare i progressi di gioco. È comparsa una porta misteriosa. Vabbè. Prova ad aprire la porta. Usa il Keyblade. Ma questa è la mia isola. Stessa voce di prima, ma chi è che parla? Sora, tutto bene? Sai il mio nome, mi conosce? Sono Topolino. Nel mondo in cui sei ora non ci siamo mai visti, ma ti conosco e tu conosci me. Siamo amici. Ci conosciamo, siamo amici, ma non ci siamo mai incontrati? Non ci capisco niente. Immagino, ma non è facile da spiegare. Io adesso sono in un mondo diverso dal tuo. Mi dispiace, ma non posso raggiungerti. E mi serve il tuo aiuto. Dovresti risolvere un mistero per noi. Risolvere un mistero? Sì, la risposta deve essere lì, da qualche parte. Solo tu puoi trovarla. Io? Continuo a non capire. Non sei da biasimare. Data Sora,
giusto? Significa che devo esplorare l'isola? Oh! Come all'inizio! All over again! Se ti trovi in difficoltà, rivolgiti a me! Prima di tutto, dovresti cercare le anomalie. Ah, ok! Saranno quelle... Ah, ok! Non preoccuparti, comunque. Cerca di scoprire di che cosa si tratta. Beh, metti cheat code, dammi la god mode e via. Ok. Ma che bella fluidità di gameplay. Su DS. Ehi Sora, hai visto che disastro? Selfie. L'isola è piena di strani blocchi. Blocchi ovunque. Cosa saranno? Non ne ho idea. So solo che sono sempre di più. Se va avanti così, presto saremo invasi. Tidus e Wakka stanno cercando di capirci qualcosa. Dove sono andati? Verso la spiaggia? Non c'è altro qui. Dei blocchi provocati da bug informatici stanno comparendo ovunque, quindi in altre parole Chip e Chop sono delle seghe. Puoi distruggerli con il Keyblade oppure, se necessario, salirci sopra. Ah, se necessario per l'esplorazione. Ciao Sora. Like Selfia? Come va? Hai visto com'è ridotta l'isola? Wakka, cosa sono tutti questi blocchi? Prima non c'erano. Sono comparsi all'improvviso. E aumentano! L'hai notato? Certi sono diversi. Chiaramente colpa degli Albed. Vado a dare un'occhiata. Sei sicuro? Ci penso io. È sicuro che ci pensi tu. Ok. Quindi non devo lasciarli intatti perché tanto non... Ok. Gli ho dato un colpo, ma non è andata bene. Ah, esistono vari tipi di blocchi. Quelli decorati con delle stelle possono contenere uno scrigno. Quelli grigi sono indistruttibili. I blocchi decorati con stelle argentate si trovano di rado e contengono uno scrigno molto prezioso. Per distruggerli devi colpirli 3 volte. Parla con Wakka. Nel blocco c'era qualcosa. Grazie per essere andato a vedere. Quella cosa che era nel blocco è utile almeno. Non lo so, devo provarla. Ok. Ok, quindi sono praticamente dei circuiti.
Identifica il nome di del bersaglio e ne visualizza i PV, ok. Ho capito. Nel blocco c'era qualcosa. Grazie per essere andato a vedere. Quella cosa che era nel blocco è utile almeno. Ma come l'ho appena fatto? Ah, vai a vedere. Ok, vai a vedere cosa ha fatto Titus. Madonna mia, che scansa fatiche tutti. No, Titus sta dall'altra parte. Ma io voglio vedere. Là c'è la stellina. Questo è un posto, questo è un punto importante della mappa. Eccolo uno prezioso. Chip vuoto? E a cosa serve? Non produce nessuna. Ah, serve per avvicinarti al circuito. E come lo levo? Toglierlo? Non si levano, si sostituiscono. Oh cavolo, che ansia. Ok. Ok, che ansia terribile. Dai, vi prego. Ah, ok. È quello di prima. Beh, quindi... Cioè, è interessante che nei dati ci sia palesemente Riku, giusto? Che strano, sto rilevando qualcosa. È come una porta nascosta che porta da qualche parte. Una porta nascosta. Forse è un'altra anomalia come i blocchi. No, ci sei cresciuto, lo sai. Una backdoor, eh? È una porta speciale che permette di accedere alle zone operative per risolvere le anomalie informatiche. Prendi come riferimento il sensore visibile sulla mappa e cerca la backdoor nascosta. Se ti avvicini a una, il segnale del sensore diventerà rosso e sarà più rapido. Io non ci andrei, però va bene. Tu fortunatamente sei Sora. Oh, che carino! I mondi creati in base ai dati del Grillari sono sorretti da un programma informatico. Le zone operative rappresentano lo spazio virtuale necessario al funzionamento del programma. La causa dei bug sono i nemici mutanti. Sconfiggendo tutti quelli presenti nelle zone operative, i bug scompariranno e il mondo tornerà alla normalità. Quindi si combatte finalmente. Ah, punti sistema. Per niente scomodo chiamarli PS come i punti ferita. Ah no, non sono punti salute, sono PV. Quindi ok, ok. Ma bello.
Le zone operative possono essere costituite da più strade. Per passare da uno strato all'altro, sconfiggi tutti i nemici mutanti per fare comparire un link di collegamento. E il mouse è il touchpad? Sì. Ah, ok. Indagine, vuoi uscire? Sì. Ma non sono uscito! Ne ho trovato un altro! Urlo magico. Ancora peggio. Basta, li ho distrutti. Li ho rovinati. Ok. Pum pam 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 pam. Regale. La tua arma è stata potenziata. Sconfiggi più nemici che puoi oltre a potenziare le tue armi e oltre sbloccherai anche delle nuove abilità clock. No! Vabbè. Per visualizzare il diagramma delle abilità clock tocca diagramma. Tocca? Ho poco da toccare qui. Per fare urlo offensivo cosa devo... Cioè, in teoria dovrei... ho capito, non posso toccare. A meno che non mi metta a premere col mouse. Ecco, metto il mouse qui e quando appare la mossa la clicco. Ho il tasto nello schermo inferiore, ma qual era? Ah, la mossa apparirà al posto dell'attacco, come diceva il tutorial allora. Ah, ok, mi hanno preoccupato in chat perché dicevano no, non potrei utilizzare... Ok. Allora, ok, perfetto. Quindi, matrice status. Level up. Quindi ora però posso potenziare... Allora, mi sa che devo riaprire il tutorial perché non voglio perdere di vista come funziona il gioco. C'era scritto che quando appare il punto esclamativo posso farci qualcosa. Ogni Keyblade offre abilità clock specifiche e sale di livello con l'uso. Ah, dopo, ok. Quando il livello aumenta, saranno disponibili nuove abilità clock.
Praticamente sarebbe il max di BBS, posso fonderle insieme, ok. Ok. Beh dai, abbiamo anche livellato. Abbiamo 735 punti sistema. Oh fico. Fascia offensiva. Attiva attacco plus, che fa aumentare la potenza fisica quando i PV scendono sotto la soglia del 25%. Forza più 1, magia più 1, difesa più 1, chip vuoto. Cambia IPS in ESP. O quando esci dalla zona... Ah, ok. Va bene. Ma certo che prendo tutto. Che domande. Ce l'ho fatta. Ma l'incappucciato non si è visto. Ok. Sì. Ok. Mi sembra molto, molto bellino. Ma quindi non c'è un premio ad arrivare alla fine. Semplicemente stai, ok. Benvenuti a tutti ragazzi. Vi darò in questo primo episodio attenzione al gameplay e poi coccole a manetta per voi. Promesso, siete meravigliosi e sono contento di essere tornato qui. Ma c'è Tidus. Hey Sora. Tidus. Ecco dov'eri. Guarda che è un pensiero per te, lo sai. Ma sei sempre qua, Tidus. Ho trovato un indizio. Che vuoi che ci sia nel quotidiano di questi ragazzi? A parte il menarsi. Dov'è il mio tech però? Tech. Che pizze. Non posso difendermi ancora. Non ho guardia. Pozione per me. Ok. Diversamente dagli altri comandi che richiedono tempo per poter essere riutilizzati, gli oggetti si possono usare più volte di seguito, ma si consumano. Ideali nei momenti cruciali. Se non equipaggiati, usali in menu premendo Y. Ok. Ah. E mo lo cerchiamo. Oh, fire. Imposta un comando nei due slot blu e prova a fare una conversione. Il risultato dipende dai comandi di partenza, quindi riconviene sfruttare varie combinazioni. Ah, è BBS, ok. È proprio BBS. Fico! Fico! Fortuna zero, non mi stupisce.
Ma è riapparso tutto. Serve a qualcosa fare sta roba? A qualunque cosa? No? Non la facciamo allora. Perché sono ancora di livello 1? Ah no, è l'attacco di livello 1. Tanto non l'avete mai aperta, cioè, anche se fosse là dentro. Il mondo soffre, curando le ferite. La via si aprirà. A coscienza? Il diario... Il grillario a coscienza, non ho capito. Perché sta parlando? Questa voce. Chi è che parla? Topolino. Guardate il grillario. C'è una nuova annotazione. Cosa? Vediamo che dice. Il mondo soffre curando le ferite e le vie si aprirà. Cioè? Il mondo soffre. Sì, il suo è danneggiato. Perché il suo? Perché Namine ha cancellato tutto. Ah, ma è... Queste voci. Cos'è stato? Un collegamento con questo mondo. Eccoti. Un collegamento da... Cosa? Il mondo soffre. Ok, comunque digitale, molto ripetitivo. Per via dei blocchi. Se vuoi curarlo, entra nella serratura. Nella serratura. Ehi, no, aspetta! Oh oh, c'è qualcosa. Che facendo analisi dei dati del grillario si possa scoprire qualcosa sui posti più segreti e inaccessibili del reale universo. Sora, mi senti? Topolino, c'è una cosa strana qui. Forse ce l'ha lasciata l'incappucciato. Ha la forma di una serratura. Altri particolari? Direi di no. Ma l'incappucciato mi ha detto di entrare in una serratura. Sarà questa. Una serratura. Topolino, sii gentile con lui, capisco, ma dovresti saperlo meglio di lui, eh? Molto meglio di lui. E ti pareva. Dark Side. Più o meno. Ma dove sono? Non lo so. Però credo che lì abbiano origine le anomalie. Se trovo la causa, l'isola tornerà come prima, vero? Non è certo. Prima dobbiamo indagare bene. Ci penso io. Fa attenzione, mi raccomando. Da lì si sprigiona una forza enorme. D'accordo. Che poi, ragazzi, cioè, io capisco trovare tutte le scuse possibili e immaginabili nello spettro della mente umana per fare asset flip e ricostruire lo stesso gioco all'infinito per vendere 100 volte. Però,
basterebbe avere per le cose un design diverso causato dalla corruzione dei dati e ricostruire quindi il tutto con creatività. Se distruggi i blocchi e sconfiggi il nemico, otterrai dei premi e migliorerai il tuo punteggio. In base al tempo impiegato ai PV residui, riceverai anche un bonus di punti e se il punteggio totale sarà alto, otterrai degli oggetti. Carina la meccanica! È bello giocarlo così, però. Ah, pensavo di doverci salire sopra. Contento di come viene gestito per ora. Devo salire sicuri? Perché l'abbiamo buttato giù prima. Ok, vediamo. No, non devo salire. Si precipita dopo. Ah, posso, potrei comunque. Magari c'ha un hitbox un po' infelice. Vabbè, ma gli facciamo male alla mano e cala comunque. Yeah.
Ah, non devi salire. Ok, ok. Poi vi devo fare una domanda super importante, eh? Super importante. Guarda un po'. Si intuisce bene comunque, anche se è la prima volta. Carino. Sono anche curato prima per aumentare il punteggio. Rango B. Bonus accessori lama arsa. Per il tempo, perché ho giocato safe. Quindi c'è anche il punteggio. Cioè, c'è, no, il voto. C'è il voto. Non... Ah, però. Do you think Sora's all right? Cazzo in interna, eh? I'm tracking him now. Whoa. What is it? A new entry in the journal. More hurts than the one we have just undone. Hard work. Gee, now that can't be right. If the data was repaired, we should be seeing the things that were written inside my journal, right? But what we just saw, that never happened. Or at least I never wrote it down. You mean, I'm showing that stuff
you don't know about? I wonder what's going on inside the journal. Aha! We found Sora! Non era difficile comunque, eh? Control F. Grazie. Hey! Allora, qui abbiamo un'opportunità, abbiamo un potenziale. Fondamentalmente, quello che è successo con la boss fight mi è piaciuto molto. Il design è lo stesso, però il combattimento è originale. Non tanto nelle meccaniche di gioco del giocatore, quanto nella presentazione, moveset e pattern della creatura. Quello che ovviamente non va bene è che sì, giustifichiamo e apprezziamo lo sforzo, ma è comunque un asset flip della stessa cosa per la terza volta. La terza volta. Cioè, giustificare una roba del genere e dargli qualunque forma di perdono è tirare la corda veramente tanto. Perché tu potevi prendere queste meccaniche, mischiarle come hanno fatto loro, creare coded e di conseguenza usarle su un nuovo gioco che porti avanti la trama. Così che Kingdom Hearts 3, qualunque cosa racconti, sarebbe stato ciò che vedremo in Kingdom Hearts 9. Detto questo, qui abbiamo un potenziale di originalità, perché se i mondi durano poco, se i fix sono divertenti, e se Sora è in realtà apparentemente non il farci rivedere le stesse cutscene dello stesso mondo, nello stesso ordine, ma un personaggio nuovo che affronta quelle scritture del grillario, ossia del grillo, interpretandole a modo suo, è una figata incredibile, perché è un personaggio nuovo. E quindi, vediamo. Dicevamo. Sora, stai bene? Cosa è successo? Come? Ah, cosa vedi intorno a te? Ok. Un momento, è la mia isola? Com'è andata? I blocchi sono scomparsi tutti, grazie a te, Sora. Insieme all'isola. Sì, ma diglielo che posto è! Aiutalo, che amico di merda! Cioè... sbaglio o non ci siamo mai visto? Ci conosciamo? Sì, non dargli attenzione. Io sono Seth. E poi c'è anche il mio negozio. Ascolta, Sora. Hai per caso visto quei tre? Quei tre? Chi sarebbero? I tre gemellini. Non sono ancora tornati. E io sono preoccupato. Sono andati ad indagare sulle anomalie con dei gelati. Qui in città? Già, è piena di strani blocchi, roba mai vista. E continuano a venire fuori, è un vero incubo. Praticamente, ragazzi, questo è il ponte ologrammi di Star Trek. Questo è il ponte ologrammi dell'Enterprise con un bug. Ho descritto coded. Sì, ma questi sono veramente dialoghi inutili. Cioè, li apprezzo, per carità. Qui, qua, esatto. Grazie mille. Io avrei cambiato i loghi, li avrei resi digitale. Parli dei blocchi? Nel primo rione sono ancora pochi.
Ora che ci penso, i tre gemelli volevano andare a vedere qualcosa da qualche parte. Sì, hanno detto che sarebbero andati nel secondo rione. Io li ho avvertiti, ma... Vado a cercarli! Grazie, tieni questa, può tornarti utile. Sid non l'avrebbe detto per i concelli, ovviamente, ma ehi. Ciao, Kupo! Quando capiti da queste parti, vienimi a trovare, Kupo. Ok, mi ha fatto saltare un dialogo. Ah, guarda un po' chi c'è. Vende. Lama Arsa. Permetti di attaccare con un potente salto il Keyblade incendiato. Come? Vendi. Oh, Lama Arsa, l'ho droppata. Telefono. Compra. Tuffo aereo. Quanti mani ho? 800. Permetti di colpire il nemico con un potente salto. Furia! Eccola! Permette di sferrare un attacco propulsivo per colpire anche il nemico da lontano. Oh yeah! Era il premio per il boss. Quindi abbiamo Furia. Ira ardente. Vabbè, ce lo possiamo fare da soli tra poco questo. Rivoluzione. Fire. Slow. Pozione etere. Allora... Ok, poi torneremo per comprare un altro Fire. Allora. Perché dobbiamo assolutamente cominciare a fare Fira Firaga. Cioè, è bello sapere che la meccanica è congruente, bene o male, perché possiamo già studiare un po'. Esatto, stavo già pensando di fare Firaga più slow, esattamente. Poi non so se offre qualcosa, però... Ogni volta che salvi un mondo, sulla matrice di status troverai nuove aree utilizzabili e più CPU da cui partire per inserire chip. I fili convogliano l'energia ai chip collegati. Se un enfatizzatore ha due fili, è necessario alimentarli entrambe. Crea un processore doppio. Collegando due CPU tramite i chip, la loro efficacia raddoppierà insieme a quella dei chip utilizzati. Che figo! Ma quante... Ecco, cioè Kingdom Hearts è la serie più eterogenea in assoluto. E quindi, a maggior ragione, lamentarsi di un rhythm game apparentemente di qualità stratosferica è ottuso, ragazzi. Se di qualità stratosferica. Collegando due CPU tramite i chip, la loro efficacia raddoppierà. Ok. Ma io non ho niente, vero? Però posso. Ma che stai dicendo? Ma che stai scherzando? Ma siamo pa... Cosa? E posso già farla anche se non c'è il punto esclamativo? Come funziona? Ma quando giocheremo Melodies of Memory ovviamente ne potrò parlare. Per ora parlo a volo d'aquila. Quindi non si consumano? Ma non si consumano mai? Cioè, il punto esclamativo servirà a qualcosa, no? Per generare la... Cioè, in questo caso io posso avere sia Rivoluzione, sia Lama Arsa, sia Fira, giusto? No. Me le toglie. Ok. Vabbè, ora lo so. Non sto fondendo. Consumi le prime due per ottenere la terza. Ok. Hai visto? Da un po' di tempo la città è piena di strani blocchi. Ho scoperto che ce ne sono di parecchi tipi. Ah!
si consumano quando li fondi. Comandi puoi livellarli fino al 100 e dargli due bonus aggiuntivi, ma questo mi sa che ce lo spiegheranno dopo. Perché siccome le fusioni dei comandi non hanno ricette di Bibli, puoi passargli questa quando puoi. La moderatrice mi ha dato un link di guida a questi comandi. Il fatto è questo. Io quando avrò i punti esclamativi potrò fonderle, ma se io uso, se ho equipaggiato Rivoluzione e Furia Ardente, comunque queste due si disattivano per darmi la terza per ora. Allora. Non succederà, credo. Esatto, però puoi usare Fira senza consumare gli ingredienti. Se li consumo, però potrò usare Fira come ingrediente. Allora. Non mi va in diagonale, cazzo. È a solo quattro direzioni. Non so mica se ci arrivo. Senza saltare in... senza andare avanti, ce l'ho fatta. Thunder, ok. Non male. Fico. Ottimo. E in realtà, secondo me, specialmente se vi faccio questa domanda, il primo episodio può concludersi adesso. Considerate che Coded lo faremo spesso. Per esempio, domani continuerà Coded.
E giovedì faremo Nioh, ma Nioh 2 il DLC non durerà tanto. Ok? E sì, i comandi sono ovviamente legnosi, ma non stupisce nessuno. Quindi potremmo avere... è un gioco per DS, che sia legnoso. È... Domani c'è Old Gen, sì, è vero. Ma è un caso, ha ragione la moderatrice. C'è Old Gen Seeker, esatto. Vi spiego come e quanto giocheremo Coded, perché ovviamente diventerà la nuova priorità dei contenuti. Allora, questo è quello che accade. Ogni due martedì abbiamo un episodio di Old Gen con i ragazzi, ok? No, il Recoded non l'ho mai giocato assolutamente. Tutt'al più che tra l'altro nella collection è solo un film che ancora non ho visto. Allora, noi abbiamo... ogni due martedì c'è Old Gen alle 16.30. Poi, in teoria, il lunedì e il martedì fisso Coded. Il giovedì abbiamo Nioh 2, il DLC che durerà due o tre settimane al massimo. E successivamente il giovedì diventerà anch'esso Coded. Quindi avremo circa, salvo giornate in cui facciamo comunque un'ora e mezza, 5 ore e mezza di Coded. Quindi durerà un mesetto e mezzo, forse. Se dura 30 ore come, se dura 30 ore come mi dite, bene o male, un mesetto e mezzo. Quindi per gennaio avremo finito assolutamente Coded, compreso il film. Non dura tantissimo, ok, anche meno di 30. Quindi per gennaio avremo finito Coded. Perché comunque avete visto, lo sto giocando a estrema, mi conoscete, story mode. E se mi dite, se, cioè se il gioco mi dice difficoltà, ok. Se mi dice difficoltà con drop speciali e punteggio massimo per ottenere più esperienza, è fatta. E dopo... ma che ferie. E dopo Coded dobbiamo giocarci The World Ends With You, giusto? Che dovremo però purtroppo emulare perché l'ho comprato, ma su Switch no, a quanto pare non è una buona idea. Ok? Perfetto. Quindi avremo poi Dream Drop Distance, successivamente al quale ci sarà 0.2, 2.8, e Kingdom Hearts 3. Ok. Ah, i comandi touch sono molto importanti. Allora lo giochiamo su Switch, l'ho comprato. Union X, però quella è una cosa diversa. Quello che volevo chiedervi è questo. Avete visto come ho combattuto contro Darkseid? Senza chiacchierare, giocando, concentrato? Se vi fa piacere, quando ci saranno certi momenti di gameplay, farò così. Devi. Va bene. Signore, alla prossima. Grazie di essere stati con me. Bentornati in Kingdom Hearts.